Lui è Pasquale Carparelli all'anagrafe, ma per tutti è Lino. Classe 1952, enologo dal 1972, è un bianchista. Ma pochi sanno che è stato tra i primissimi a scommettere sul nero di Troia in purezza, quando era in Torrevento, a Corato. È stato il presidente di Assoenologi di Puglia e Basilicata e alla guida fino al 2011 della commissione DOC Italia Meridionale e Isole. Ha promosso, divulgato, difeso e rilanciato la cultura del vino in silenzio e con grande professionalità, partendo dalla Valle d'Itria e fino a conquistare il massimo della reputazione enoica anche ad altre latitudini, Malta e Santo Domingo. Lino è l'enologo con la passione del vino e delle due ruote. Con la sua bicicletta solca in lungo e largo strade costeggiate da quei vigneti che sono una parte di sé. A lui va il merito di avere valorizzato i vitigni a bacca bianca della Valle d'Itria e promosso, disassemblandoli, dalla DOC Locorotondo, vitigni come il Bianco d'Alessano, la Verdeca e ribattezzato la Minutola in Minutolo. Si tratta del cosiddetto Fianello o Fiano della Valle d'Itria, come lo conoscevano gli ampelografi. Carparelli ne ha riscoperto i tralci grazie a tre vecchi vignaioli. Ne ha promosso la propagazione e lo ha rilanciato in purezza in un a lungo condiviso con le altre cantine pugliesi. Il suo progetto specifico prosegue da 4 anni con le alture di Paolo Leo di Sandonaci. A Carparelli va il merito, in una regione rossista dominata dai Negroamaro primitivo, Nero di Troia e Susumaniello, di avere segnato un solco bianco, indelebile, dal nome Minutolo, nel segno di Rendella, il cui moderno celeberrimo esempio si chiama proprio Carparelli.